sapete questa, sì. È ufficiale. Io voglio sentire un coro come si deve prima di iniziare. Che io volevo realizzare, e loro sono stati in grado di seguire quella visione, di portare il loro contributo, e quindi questa è la cosa più importante per me. Hanno suonato alla fisarmonica e all'organo Hammond il grande Riccardo Macabruni, grande, grande. La batteria, sono una persona speciale, splendida,
che non è che bisogna solo saper suonare, bisogna avere anche altre caratteristiche a volte. E deriva la caratteristica di portare positività, che non è poco tra musicisti. Ogni tanto qualcuno perde la testa, si arrabbia. E invece no, invece Dave è una persona che sorride, insomma, e questo ha avuto la sua importanza. Naturalmente è anche bravissimo alla batteria. Davide Malanchin, alla batteria! Poi alle mie spalle c'è un personaggio che conoscete già. Qualcuno lo ha già visto? No, non è lui! Non l'avete visto sul set! No. Adesso spogliati Roby, fagli vedere che non sei tu! Intendevo ai concerti della 57 Street Band. No, Angelo, è inutile che dici sì, sì. So che a te l'idea. Ok, Roby suona con noi nella 57 Street Band. Grande musicista, grande bassista, chitarrista. Al basso, Roberto Cito! Anche lui lo avete già visto. Mi suona il pianoforte, ma non solo. Casa sua è costellata di strumenti. Ci sono violini, mandolini, pianoforti, cos'altro? Chitarre, molte chitarre. Fa windsurf, è laureato in fisica. Beh, ti piace la buona cucina, mettiamola così. Ma anche Tab mi vorrebbe seguire su questa cosa. Ad ogni modo, ho fatto un gran lavoro su questo disco, ha suonato il mandolino in alcuni pezzi importanti all'interno del disco. Al pianoforte, il mandolino, Stewie Girardot! Adesso, lui non dirò, lo avete già visto, perché essendo lui un personaggio poco raccomandabile, non voglio fare allusioni. Ad ogni modo, credo che il suo sax ormai sia famoso in qualche modo, in qualche maniera. Credo che i suoi interventi su Notturno, vero Bai? Assolutamente sì. Lo hanno reso quelle canzoni abbastanza uniche. Al sax, mio caro amico, Claudio Lauria! Claudio! Infine, ho lasciato per ultimo il produttore. No, dovete sapere che a un certo punto ho deciso di chiamare Paolo, perché sapevo che aveva, era una persona che aveva delle idee, una visione musicale, quindi era quello che mi serviva qualcuno che si affiancasse a me in maniera competente, e questo prima di tutto perché io con belle idee, e questo è un ottimo chitarrista. Paolo ha accettato con grande entusiasmo, mi ha dato del pazzo quando gli ho detto guarda che noi però, cioè fra un tot di mesi dobbiamo registrare, dobbiamo fare il disco deve uscire. Sei pazzo, noi con la mia band sono 2 anni che lavoriamo sul disco, tu vuoi fare un disco in 6 mesi, 8 mesi? E quindi abbiamo fatto un sacco di riunioni a casa mia, nottate, a scrivere i pezzi, sono nati con la chitarra, voce chitarra, quei pezzi di carta, le strutture, tagliamo, aggiungiamo, più tagliamo che aggiungiamo, ma su questo anche il mio amico Max mi aveva abituato. Io scrivo tanto, scrivo, ogni pezzo potrebbe durare 10 minuti, allora bisogna intervenire, insomma. Ha fatto un gran lavoro, anche alcuni pezzi sono davvero merito del lavoro, di come Paolo li ha plasmati, quindi volevo dargli questo merito, ha fatto davvero il lavoro del produttore. Paolo Quaglino alla chitarra! Oh!
Vi ringrazio davvero tanto per essere venuti stasera. Qualcuno ha già comprato il disco, qualcuno l'ho già sentito e ha avuto parole belle, insomma, è la cosa più importante. Noi adesso andremo avanti a suonare, insomma, quindi ci fa piacere se ci rivediamo ancora un po', poi metteremo dentro altre cose, insomma, saranno altre serate, altre avventure. Voi ci siete, sì, avete anche le magliette adesso, quindi. Ok, allora facciamo così, facciamo un ultimo coro, facciamo un applauso a questa band, fatevi sentire quanto vi volete bene. Partiamo insieme e chiudiamo la grande forza, ok? Grazie!